Pippo Capellupo, presidente regionale Umpli. Siamo qua ad Amatto per la presentazione del libro di Nicodemo Vitetta, Come rose nella noce, organizzato dalla Proloco guidata da Evelina Mazzei. Le Proloco, che oltre ad organizzare eventi di piazza, eventi di intrattenimento, si occupano anche di cultura. Devo dire che Amatto è una di quelle Proloco che ormai da anni fa cultura, quella vera, quella della vita giornaliera. Stasera è una di quelle manifestazioni che non è solo un caso che ci sia la presentazione del libro, perché insieme con noi ci sono anche le componenti del Mondo Rosa, del Centro Calabrese di Solidarietà, cioè la vita vissuta, cioè le cose che succedono realmente e non una storia. Quindi mettiamo a fianco l'esperienza di Vitetti e la mettiamo insieme con coloro le quali lavorano giornalmente per il bisogno delle donne, lavorano giornalmente per il bisogno anche dei bambini che stanno con queste donne, e soprattutto per loro non è una battaglia di un giorno, non è una battaglia di un mese, ma è una battaglia che loro continuano a fare non soltanto come donne, ma soprattutto anche come tecnici dell'Associazione Centro Calabrese di Solidarietà. Io mi ritrovo a dover riprendere quelli dei discorsi quando ero assessore ai servizi sociali a Catanzaro. Non è cambiato nulla, le storie sono sempre le stesse. Probabilmente oggi c'è un pericolo ancora maggiore, l'ho detto l'altro giorno proprio nell'andare a organizzare qualcosa per il Mondo Rosa, e il pericolo maggiore è che la donna ha più responsabilità e molto più pesanti di quelle del passato. Allora la tragedia, quando succede, succede non soltanto per un amore che finisce, ma la maggior parte dei casi in questo momento è un bisogno da parte dell'uomo che esce pazzo e combina i guai che combina, proprio perché la donna diventa indispensabile per l'uomo.